SOS Estetista? Sì, risolve sempre il vostro problema. Ciao amiche, ciao amici. Oggi trattamento alla papaina enzimatico, peeling profondo per risolvere rughe, pori dilatati, cicatrici di acne e macchie. In questo caso abbiamo una donna matura, una pelle quindi diciamo sfruttata, e cerchiamo di raggiungere una pelle luminosa e compatta, ma soprattutto andiamo a stimolare, diamo una biostimolazione attraverso questo trattamento estetico che potete fare anche voi a casa, perché non è chirurgico, non è chimico, non è a livello medico, ma è ad uso estetico, quindi facile da usare. Premessa, innanzitutto gli facciamo una foto per fare poi la differenza di prima e dopo, ci tengo. Fammi prendere il cellulare, mi sono scordata a farlo prima. Perché vediamo anche come si distende poi la ruga, che è molto importante. E inizio subito con il mio peeling ai granuli di papaina. Aspetta, che devo leggere, perché le composizioni sono talmente tante, le maschere e i peeling, che ahimè non ho una buona memoria. Quindi il peeling è mio esfoliante, è a base di germe di grano, proteine d'avena, betulla, biancospino, amamelis, pepsina, papaina e granuli vegetali. Quindi già questo peeling, se noi prepariamo la pelle con un bel peeling e pelle asciutta, una buona dose di peeling e lo massaggiamo profondamente per 2-3 minuti, già stacchiamo lo strato corneo dell'epidermide, quindi rinnoviamo la pelle e gli diamo già una bella stimolazione per poi affrontare il discorso della maschera enzimatica a base di acido glicolico, salicilico e mandelico, che va a sfruttare l'azione degli acidi proprio per mangiare lo strato ancora corneo più profondo. Ecco perché poi ci sono i risultati. E questo peeling, per chi ha problemi, aspetta che avviciniamo anche la telecamera, per chi ha problemi appunto di rughe o cicatrici o macchie, va fatto una volta a settimana, andando a insistere laddove c'è maggiormente il problema con le mani. Quindi pelle asciutta, peeling e sfogliante per preparare la pelle. Automaticamente facciamo un micromassaggio circolare che riattiva notevolmente la circolazione. Questa è una maschera professionale che è magica, magica veramente nel vero senso della parola. Invito tutti a provarla, sempre per un fai da te professionale in casa, eh? Anche qui in mezzo. Anche chi ha pori dilatati, deve assolutamente fare peeling e fare maschere continuamente, perché dobbiamo proprio esfogliarla questa pelle, allisciarla come quando passiamo la lucidatrice su un pavimento. Prima si lava e poi si lucida. I peeling hanno questa proprietà di lucidare la pelle, di assottigliarla, di limarla. E poi usare alla fine tutti i giorni una buona crema trattante, sempre sfogliante, schiarente, allora i risultati poi ci sono, notevolmente. Questo è il trattamento che vi offro io,
professionale, sfido proprio chiunque. Questo è il top che c'è al momento delle maschere in estetica, perché ci sono tre acidi insieme: l'azione sfogliante del peeling, e poi alla fine chiudiamo con una meravigliosa maschera alla collagene 100%. Quindi vedete come ci perdo tempo? Perché il peeling, questo deve essere fatto in questo modo, se no non fa effetto, eh. È piacevole? Sotto? Sì. Sì, è straordinario. Perché comunque va anche poi a massaggiare il muscolo, quindi la cliente si rilassa. Ecco, già cambiato colore, già cambiato aspetto. Ok. Sciacquiamo bene il peeling e poi prepariamo la maschera enzimatica alla papaina con gli acidi. Allora, il kit della maschera è questo qua. Questo è lo stop neutralizzante, questa è la papaina in polvere e questi sono gli acidi. Quindi mettiamo un cucchiaino di maschera dentro la ciotolina. Quindi voi a casa potete farlo tranquillamente guardando anche il video. Quindi un cucchiaino scarso, così. Ad occhio il liquido e giriamo e deve venire un composto cremoso, così. A questo punto il viso è asciutto, lo stendiamo uniformemente. Non ho trovato il pennello delle maschere, mi sono arrangiata con un pennellino da trucco, dai. Va bene, ma la potete mettere anche con le mani, eh. Allora, a pelli molto sensibili può dare un'azione di calore. Chiaramente è l'acido che lavora, quindi la tenete, se avete questo calore forte, 5 minuti, altrimenti dai 10 ai 15 minuti. Io quando me la faccio me la tengo 15 minuti, perché devo proprio esfogliare profondamente. Chiaramente più la tenete e più c'è l'azione sfogliante, eh. È meraviglioso il risultato che dà, immediato, ragazze, immediato, non perdiamo tempo con ste rughe, che già le rughe è tempo perso. Forza, diamogli una botta di ossigeno.
Brucia, Katia? Poco. Brucia un po' sul labbro. Però te l'ho fatto bene il contorno labbra perché c'hai qui tutti i segnetti brutti di rughe, eh? Ma qui dici? No. No, allora ok. Mm-hmm. Sento già la pelle di là. Sì, si sta asciugando. Mi sembra quasi di non avere più una ruga. Che brava. Poi andiamo a metterla, diciamo facciamo anche uno strato più profondo laddove abbiamo delle rughe più grosse, più profonde, dei segni di acne, dei pori dilatati, in questo punto qui per esempio. Diciamo andiamo a rinforzare lo strato della maschera. Ecco qua. 5 minuti. Quindi ecco, questa è la maschera, è la papaina liofilizzata, polverizzata, unita all'argilla bianca, insomma, per capire. E si chiama proprio Enzimatica Light Magi Mask, questa maschera, ragazze. Poi una volta che abbiamo tolto la maschera andiamo a mettere lo stop. Questo è fondamentale proprio per bloccare l'azione mangiante enzimatica degli acidi. Poi dopo gli mettiamo questa meravigliosa maschera al collagene che già vi avevo preparato una volta fatto vedere, però non avevamo poi, non vi avevo fatto vedere l'effetto finale che fa. Questa qui ve la ricordate? Collagene 100%. Così gli diamo pure una bella luminosità, elasticità profonda. E poi metteremo la crema acido ialuronico e caffeina che io uso per il contorno occhi, l'andiamo a mettere nelle zone rugose. Piccolo massaggino, vi faccio vedere come ve lo dovete massaggiare per le rughe. E sopra la bava di lumaca. Cioè, trattamentone proprio. Domani sta signora è splendida, non ti riconosceranno, Katia. Allora attendiamo 5 minutini, ragazzi, purtroppo non so di che cosa posso parlare, che argomento possiamo aprire. Aspettiamo e che si asciuga. Gli diamo un aiutino per asciugarla prima. Ti brucia? No, assolutamente. Sento una sensazione di compattezza. Calore, però il calore? Perché a me, per esempio, io divento tutta rossa, perché ho una pelle diversa dalla tua, molto più sensibile. A me mi fa tutta rossa, rimango rossa per un'ora, poi mi schiarisco. Ma è normale perché ha riattivato la circolazione, ha lavorato gli acidi. È proprio... invece tu non lo senti, no, calore? No. Tanto mi preparo un pochino di acqua perché per rimuovere la maschera ci dobbiamo bagnare i polpastrelli e lavorare notevolmente ancora sulla pelle in modo che porta via meglio questo strato di cellula morta. Perché sciacquarla prima è veramente un vero peccato, eh? Poi comunque tonifica, fa un effetto lifting, ripeto, immediato, immediato. Questa la potete usare per esempio in occasione di prima di andare a un evento. Se avete una serata particolare, volete apparire più luminose, volete apparire più giovani, perché comunque vi toglie tutta la stanchezza, perché il fatto di tirare, fare l'effetto lifting,
ti leva un paio d'anni minimo, diciamo un paio d'anni, ti stende la ruga, ti fa il viso tirato, ti dà l'incarnato più compatto, più omogeneo, quindi una pelle più rosea, più fresca, come se ti fossi proprio alzata. E poi te lo dicono proprio, che cosa hai fatto, perché hai una pelle luminosa, raggiante, capito? Quindi lo potete usare anche, per esempio, le mamme che devono portare i figli sull'altare, ecco, una bella maschera, una bella botta d'ossigeno, gli diamo e tutto passa, un bel trucco sopra, sai che fiore che viene, un figurone fa sta madre. Oppure abbiamo una cerimonia, dobbiamo andare col nostro partner, dobbiamo uscire per la prima volta, insomma, eventi particolari. Fate il suo trattamento e voilà, il gioco è fatto. Adesso inizio a lavorarla. Partendo dalla fronte, che sarà la prima zona che ho steso la maschera, e vado proprio con i polpastrelli, la vado proprio a sfregare. E insisto, dove ci sono più rughe, questi brutti segni qui. Anche perché se voi andate dal chirurgo a fare dei trattamenti, mica vi fa sto trattamento il chirurgo non è proprio buono a lavorare con le mani, ragazze. Il chirurgo può usare un acido più forte, però sentite, io ci sono andata dalla chirurga, mi sono fatta 5 yellow pill al viso, vi posso garantire, porella, a parte che non sapeva proprio lavorare con le mani, ma proprio non mi ha fatto proprio niente, ho speso soltanto soldi, mi ha tolto 150 euro a seduta. Se può fare sta cosa, non si può fare. Alla fine ho detto, ma che davvero, mi compro il trattamento e me lo faccio a casa? Scusa. E questo non ha nessun effetto collaterale, lo potete usare anche voi, non bisogna essere estetiste. Basta che seguite le indicazioni che vi sto dando io, chiaro, no? Non potete fare di testa vostra, questo è sicuro. Poi comunque quando comprate i prodotti io vi seguo anche da lontano, online, rimaniamo in contatto, voi mi potete ricontattare, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto bene, questo è il risultato, cioè ci consultiamo tramite mail, tramite Facebook, chiedetemi l'amicizia su Facebook, perché sono molto disponibile io, ragazzi, tutto il giorno, tanto ormai con questi cellulari, tutto il giorno si risponde a raffica, sono diventata cellulare dipendente. Beh, mi piace questo ritorno di YouTube, questo tempo libero che ho da dedicarvi, sinceramente. E poi iscrivetevi a sto canale, ragazzi. Voglio iscrizioni, voglio commenti, voglio pollici in su, pollici in giù, è uguale, perché comunque animiamolo, eh. Perché di email e su Facebook mi scrivete tante belle cose, però è carino che voi lo mettete anche su YouTube, tutto quello che pensate di me, i risultati dei trattamenti, perché comunque ci sono, me l'avete scritto, me lo scrivete sempre. Ecco, io vorrei insistere qui, proprio su queste labbra qui, che c'ha dei segni molto brutti, e questa zona qui zigomatica, dove ci sono molti buchi di pori dilatati.
Senti il calore? Sì, adesso sì. Questo dobbiamo sviluppare calore comunque, la maschera deve sviluppare calore. Inizia a fare i suoi effetti di mangia mangia. Dov'è che ti senti il calore dappertutto? Uniforme, sì, molto uniforme. Ma è piacevole, è calore, non è bruciore. Sì, certo. Calore, non bruciore. Accostiamo bene anche le zampette di gallina. Le levighiamo un pochino. Non fa niente se ci va un po' sulla palpebra perché stai massaggiando. Io da qui non ci vedo neanche. L'ho toccata ma non succede nulla, insomma. L'importante è che adesso la portate via bene. Guarda che colorito, fantastico, colorito e che pelle, vellutata. A questo punto mettiamo il neutralizzatore. E stoppa l'azione degli acidi, quindi andate proprio sul tranquillo, ecco perché vi dico andate tranquille, perché abbiamo questo top del top che vi assicura che non creerete danni. Facciamo penetrare. Maschera Luxury collagene 100%. Strizziamo. Questa era la pastiglia che vi avevo fatto vedere, si mette dentro. Aspettate un minuto che si imbibisce e voilà, questa è la maschera. A questo punto
si stende bene. Queste maschere le fanno sempre con gli occhi grandi, certi buchi gli fanno, alla fine le rughe non si coprono più, quindi la dovete sistemare ben bene. Ripeto che questo è collagene puro al 100%. Adesso la pelle che è stata levicata, riattivata la circolazione, i pori sono dilatati. Adesso prende tutto il collagene. Allora, sempre sdraiato, una volta che vi fate questa maschera, vi sdraiate e attendete un quarto d'ora, fino a che proprio non si asciuga tutto il collagene che contiene questo velo di carta stoffa. In questo momento la pelle è molto recettiva, i pori sono aperti. Che cosa sono i pori? Come un polmone, respira, prende, assorbe, mette in profondità. Quindi ecco perché ci deve essere tutto questo procedimento che vi ho fatto vedere, perché questo è il trattamento che noi facciamo estetiste negli istituti e togliamo una certa sommetta. Insomma, un trattamento del genere in istituto almeno 50 euro ce le dovete dare, voglio dire. Voi lo fate a casa, comprate il kit, comprate tutte queste belle cosucce e ve lo fate a casa. Con 50 euro no, no, con 50 euro no, però costa un pochino di più tutto il trattamento, però sapete ce ne fate? 15 trattamenti. Questo potete usarlo, lo può usare sia l'estetista in istituto che la casalinga o una donna che vuole prendersi cura di sé comodamente a casa. Aspettiamo che si assorbe un po', mi sciacquo le mani. Adesso Katia, di la verità, che sensazione senti? 10 anni di meno. Comunque di freschezza. Freschezza, leggerezza. Sì. Compattezza. E che dire ragazzi, io sono molto contenta di aver ceduto l'attività perché come potete vedere ogni giorno ho la possibilità oggi di esprimere un trattamento e di comunicare con voi che mi sto veramente affezionando profondamente di vero cuore. Le mail che mi mandate di ringraziamenti, di conforto per il video shock che ho fatto dove racconto la mia storia, e siete meravigliose, e nutro veramente un grande affetto. E sabato ho avuto una mia fan che mi è venuta a trovare, ha acquistato qui da me dei prodotti e è stato veramente un incontro molto emozionale, ma tante, ne venite tante e ogni volta sempre una sorpresa diversa perché mi dite che io poi comunque sono come mi vedete su YouTube e che non vi deludo, nel conoscermi io rimango la stessa, questa sono, quindi mi fa piacere perché vuol dire che riesco a trasmettere il messaggio della mia spontaneità, naturalezza, amore attraverso i trattamenti, attraverso la mia manualità, che non è poco, perché io sto qui per questo. E quindi continuate, vi ho detto scrivetemi su Facebook perché sono molto, mi arrivano subito i messaggi e mail,
Su YouTube io non li trovo più, mi tocca andare su Google, ma pure su Google ha cambiato tutto, Google Plus, mamma mia che casino che ha fatto, ragazzi, io non trovo più i commenti vostri. Ma io ho bisogno, adesso che ci sto e ho tutto il tempo disponibile da dedicarvi, che famo? Mi dovete scrivere, dobbiamo comunque condividere questo lavoro, le vostre esperienze, come vi trovate col corso dei massaggi che ho postato, che mo fra giorni farò vedere anche la parte dietro totale, gambe e schiena. E il corso di Ceretta che ho messo, fighissimo, con tutti gli errori, gli sbagli, gli impicci, che comunque sono difficoltà che si incontrano realmente, quindi io ho voluto fare proprio una cosa reale, non una cosa finta, fama la perfezioncina, faccio la cera perfetta e voilà il gioco è fatto, no, vi ho fatto proprio vedere quello che si incontra quando una persona non è capace a fare una ceretta, quindi mi pare proprio un ottimo video quello. E quindi vabbè, niente, che dire ragazzi. Vi aspetto su Facebook, tranquillamente non mi disturbate, per me è un piacere rispondervi, insomma non lavoro più, quindi ho il tempo necessario per da dedicarvi a voi, con molto piacere. Intanto richiudiamo e vi faccio vedere che nella maschera è rimasto un buon quantitativo per fare anche una seconda, che io già comunque questa l'avevo fatta già a lei precedentemente, quindi con una pastiglia e con un barattolo di maschera al collagene ci si fanno tre maschere, anche quattro, è monouso, quindi doveva essere per una sola maschera, invece rimane, abbiamo scoperto che rimane, il quantitativo di collagene dentro è notevole. Avviciniamo, zoomiamo, ok. Purtroppo non posso aspettare un quarto d'ora, se no il video sarebbe troppo lungo e anche noioso. Mi tocca toglierla, tutto sto ben di Dio sprecato così. Aspettiamo un altro pochino. Ha una pelle stupenda, luminosissima sta maschera comunque. Satinata, pelle satinata. Io dico sta maschera è oro colato perché ma veramente collagene puro ragazzi. Ok, una volta che voi avete aspettato i 15 minuti, anche 20, 20 dipende dalla pelle quanto assorbe. A me un quarto d'ora, 20 minuti già comincia a tirare, quindi la togliete. E la ricomponete dentro al barattolino e lo mettete in frigorifero per la prossima. Anche se sta a 2 mesi non si rovina. A questo punto va sciacquata, sciacquo al volo l'asciugamanino. Poi andiamo, assolutamente va sciacquata perché il collagene quando si asciuga tira, dà fastidio. E poi andiamo a mettere la crema, appunto il siero all'acido ialuronico e caffeina che io uso come contorno occhi, che è un contorno occhi ma è talmente potente che io lo vado a mettere, estendere anche là dove ci sono le rughe come siero. Prendiamo un fazzolettino per asciugare la pelle. Quindi, questo è il contorno occhi acido ialuronico. Profuma? Profuma? Mm. Wow.
buono. Questo è il movimento per le rughe intorno alle labbra, eh? Katia, si sono quasi tolte, incredibile, dopo faccio uno zoom proprio da vicino vicino. Vabbè, però non l'avevo fatto prima di fare il trattamento, tutte qua c'aveva tutti i segnetti così, ti. Tu non ti conosci bene, Katia, lo sai, non diciamo bugie, ragazzi. Numero 8 per le zampe di gallina. Qui invece è così, per contrastare questi segni del tempo.